Salve a tutti, con questo piccolo video voglio darvi un aiuto di come poter rimuovere o accorciare, più che rimuovere, le nostre unghie in questo momento in cui noi non possiamo muoverci e non possiamo lavorare. Allora, una lima, io ho questa qua, 100-180, diciamo. Questa è la parte 180 dove c'è scritto, dove c'è la scritta, e questa 100, la 100. Quindi, come potete vedere, questa è più ruvida e questa è meno ruvida. Allora, per poter accorciare, prendiamo la parte, diciamo, più ruvida. Voglio accorciare questo medio qua. Quindi mettiamo la lima in questo modo. Incominciamo con tanta pazienza, piano piano, ad accorciare la nostra unghia. Ecco, questo se lo fate un po' ogni 2-3 giorni, evitate che le unghie diventino abbastanza lunghe. Quindi si va ad accorciare. Piano piano, piano piano, stando attenti a non prendere la pelle. Quindi si va piano piano. Vedete che la mia unghia ormai si sta accorciando. Piano piano continuiamo ad accorciarla. Ecco, diciamo che arrivati a questo punto, più o meno, cerchiamo di levare anche gli angoli, stando bene attente a non limare i laterali troppo. Questi qua sono i laterali dell'unghia. Ecco, soltanto un pochino così. Diciamo che se mettete la lima un pochino stesa in questo modo, riuscirete piano piano ad accorciare la vostra unghia. Ecco, un po' di angoletto di qua e di qua. Diciamo che già possiamo eventualmente, io adesso qui ho un colore chiaro, ma se avete un rosso, un qualcosa, insomma, la ricrescita è molto abbondante, oppure volete abbassare un pochino la bombatura, piano piano con la lima 180, quindi della parte dove è scritta, andiamo a limare e ad abbassare un pochino, sempre stando attente a non farvi male. Così. Abbassiamo, abbassiamo. Abbassiamo un po' la struttura. Ecco qua. Arrotondiamo sempre un altro pochino. Ecco qua. Poi prendete un qualsiasi smalto trasparente. Io ho questo qua della Kiko. È buono anche questo. E fate una piccola passata sulla superficie in modo che ritorni un pochino il lucido che abbiamo limato invece con la lima prima. Ecco qua. Niente di trascendentale, insomma.
potete farlo benissimo. Il lucido, questo è un lucido che asciuga l'aria, quindi aspettate un pochino. E poi io vi ho regalato per Natale l'olio per le cuticole, è il momento di usarlo. Quindi una volta al giorno, ogni 2-3 giorni, mettete l'olio cuticole qui, magari aspettate che adesso si asciughi bene, e mantenete bene e morbide le cuticole in modo che l'unghia possa crescere tranquillamente sana. Per adesso è tutto. Spero vivamente che questo periodo passi in fretta. Io nel frattempo farò qualche esercitazione, qualche tip, qualche cosetta facile, farò qualche video, così ci teniamo compagnia e a presto. E mi raccomando, state a casa, non uscite, se no non ne veniamo più fuori se continuate ad andare in giro. Va bene? Ciao ciao!